E Marco, ma oggi parliamo di cosa? Non lo so, di carne? Sì. Di non so, pranzo o qualcosa? Sì. Ok, cambiamo gli argomenti del canale. Mi sta bene, vai. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul Mondo Virtuale Official Channel, sono Maga. Oggi non c'è Dalm, ma abbiamo come ospite Marco Checchetto. Ciao ragazzi, ciao a tutti! E parleremo di supereroi come sempre. Quindi voi condividete il video, lasciate un bel like e commentate a più non posso, ma io lascio subito la parola a Marco che si presenta intanto. Va bene, ciao a tutti, spero che dal visto il canale di cosa tratta sappiate tutti chi sono. Sono un disegnatore in esclusiva della Marvel Comics. Oggi Davide è qui a casa mia, siamo nel mio studio per, come dice lui, parlare di supereroi. E nella fattispecie da cosa possiamo partire se non da Daredevil. Come ti stai trovando con la nuova serie regolare di Daredevil? Allora, la serie va benissimo, apprezzata dalla critica, nominata agli Eisner, a livello di vendite va molto bene, è al contrario. Ah, ok. E mi sto trovando molto bene, tanto che appunto non stiamo ancora pensando di lasciare la serie, siamo ancora fissi al lavoro sia io che Cizdarsky. Abbiamo un sacco di storie in cantiere, molto carine, anche molto strane, e spero che continui così per un bel po', perché Daredevil è un personaggio che mi piace molto. Ho la fortuna che all'interno della serie ci siano anche altri personaggi che amo come Spider-Man e Punisher, per cui insomma meglio di così al momento credo di non poter chiedere. Diciamo che per tutti i fan urbani della Marvel penso tu sia un punto di riferimento, anche perché Punisher, Daredevil, comunque Spider-Man sono tutti personaggi di New York che io personalmente adoro, perché sono proprio amante di quell'ambient. E vedere un disegnatore italiano comunque che disegna personaggi Marvel ipoteticamente, mentalmente, oltre oceano, anche se lavori da casa, giusto? Sì. È bello. Sì, lavoro da casa, però in pratica, cioè da qui dall'Italia, però in pratica sono quasi totalmente americanizzato ormai in tutto. Beh, è anche carino sapere che per i ragazzi che vogliono fare anche questo lavoro magari in un futuro, non è impossibile lavorare dall'Italia, perché mentalmente, specialmente noi qua, abbiamo delle barriere anche solo pensare di andare in America per lavorare è un ostacolo. Invece lavorare dall'Italia e capire anche che si può, secondo me, anche per tanti ragazzi che ci guardano, specialmente quelli più giovani, è bello. Sì, una volta sicuramente era più difficile, oggi con la globalizzazione, internet, i social, anche le case editrici si sono modernizzate, fanno e hanno i talent scout che monitorano i vari profili dei giovani autori, per cui non è neanche impossibile che ti vengano a bussare loro la porta. No, ma anche nei social network penso che sia molto importante usare gli hashtag giusti, il momento giusto. Sì, gli hashtag giusti, anche avere un profilo ordinato, cioè se devo venire a vedere i tuoi lavori sarebbe il caso che ci fosse una sezione dedicata, non fra la foto della tua scampagnata domenicale e quella al mare, mettere un disegno, quello non funziona, ecco. Anche penso per un fatto di presenza. Sì. Comunque, tornando a parlare di supereroi, sì. C'è qualche supereroe che ti piacerebbe disegnare e non hai mai disegnato? Sì, ce n'è un paio, di preciso, che sono un mio cruccio, ma che sono quasi sicuro che riuscirò prima o poi. E sono Wolverine e soprattutto Ghost Rider, che da buon biker mi manca proprio. Sarebbe bellissimo un Ghost Rider. Io ho un paio di idee per Ghost Rider che mi piacerebbe mettere in atto, ma non le dico sennò mi frego tutto. Anche perché so che la serie regolare di Ghost Rider è stata interrotta bruscamente. Sì, ho sentito, ho visto anch'io, però sai, questo periodo è un po' difficile per tutti. Molte serie sono state interrotte o sospese per via dell'emergenza Covid, per cui sai, un periodo un po'
Lo so. Io che ho un negozio te lo posso assicurare. Comunque, parlando che sei un disegnatore in esclusiva della Marvel, sì. E ovviamente ho visto qualche commission di Batman, eccetera. Sì. Per la distinta concorrenza, sì. Ti piacerebbe disegnare qualcosa senza andare contro, sì, i tuoi interessi? No, allora, guarda, con la DC sono anche in buoni rapporti, nel senso che loro ogni tanto mi contattano per chiedermi di passare da loro. Però al momento, cioè, il mio cuore è tutto in Marvel, cioè, adoro i personaggi della Marvel, per cui dove capita io sono contento. Della DC, chiaramente, da amante di Daredevil, Spider-Man, cioè, è chiaro che Batman sarebbe la mia prima scelta, però non disdegnerei nemmeno fare qualcosa su Superman. Vabbè, Superman sì, magari come icona penso sia abbastanza importante, anche se secondo, sì, me è uno dei supereroi più difficili da scrivere, sì, in maniera assoluta, perché con tutti quei poteri lì è proprio... Sì, sono convinto anch'io che sia abbastanza ostico da scrivere. Tornando a parlare della Marvel, sì, qua abbiamo un bellissimo disegno di Hulk. Sì. Ci è un po' avvicinato, ma scoprirete sui social perché. E com'è stato anche questo contatto con PlayStation Italia? Penso sia stata anche oltre, sì, a Panini. Sono Square Enix, Sony, con, sì, PlayStation e la Marvel, chiaramente. Mm-hmm. Hanno deciso di realizzare 6 copertine speciali per il lancio del videogame Marvel's Avengers. E ad ogni autore, vogliamo ricordare anche gli altri che sono Gabriele Dell'Otto, Valerio Schitti, Elena Casagrande, Michele Bandini e Walter Belledera. Sto bravissimo perché cioè, sì, conosco tutti. Abbiamo, ognuno di noi ha realizzato una copertina a tema con uno dei personaggi principali del videogame e a me è toccato il buon Banner. Ma vedo infatti che ci sono degli elementi presi all'interno del videogioco. Vi hanno dato, sì, delle linee guida? Sì, sì, ci hanno dato chiaramente dei character design o delle immagini promozionali su cui basarci per realizzare i costumi. Tutti i costumi delle cover, infatti, sono i costumi avanzati del gioco. Poi non ci sono ancora arrivato a questo, sì, ragazzi. No, neanch'io. Gioco molto carino, tra l'altro. Sì, infatti, una piacevole sorpresa da amante dei videogiochi. Ma cosa ne pensi del mercato italiano per quanto riguarda il mondo dei supereroi, cioè dei comics? Perché qua in Italia siamo sempre un po' sul chi va là, sui supereroi, li definiamo magari dei personaggi da bambini o comunque magari chi arriva nel mondo dei supereroi ci arriva tramite i film, tramite magari le serie TV e non tramite i fumetti come di solito avviene in America per la maggior parte. Guarda, è già importante che comunque arrivino. Sì, quello sì. Quello sempre e comunque. Cioè, i supereroi hanno un appeal enorme in questo momento grazie appunto a produzioni gigantesche cinematografiche, grazie a questi nuovi videogame, perché se ricordiamo anche Marvel Spider-Man, cioè sono comunque giochi da AAA. Sì, quello sicuramente. E che i ragazzini, passando dai videogame ai film, arrivino ai comics, è comunque una buona cosa. Hanno sempre avuto, secondo me, il pregio, i film in questo caso, perché sono, sì, quelli che di solito vengono più citati, di avvicinare magari una nuova fetta di lettori. Però è sempre il solito problema affezionarli alla lettura, affezionarli al, sì, disegno, perché tanta gente si aspetta che i supereroi dei film, sì, siano presenti all'interno dei fumetti. Sì. Storico, il Nick Fury che, sì, ha cambiato tutto, hanno fatto una mega storia sotto per, sì, portare un Nick Fury di colore, che tutto sommato è anche molto bello, all'interno dei fumetti Marvel, sì, e ogni tanto mi sento proprio da negoziante la frase ma non è uguale al film. Sì. Tu cosa vorresti dire a queste persone che magari leggono i fumetti ma arrivano dai film? Allora, che ragazzi, cioè in un film di 2 ore sono condensati 50 anni di storia del fumetto, per cui diciamo che i film sono un po' un riassunto di quello che è tutta una parabola di vita che hanno avuto questi personaggi. Anch'io sono dell'idea che
comunque ne dicono nelle fumetterie, bisognerebbe avere dei prodotti che rispecchino comunque un po' anche i film del momento, proprio per avvicinare i lettori a comprare i loro primi comics e poi con la curiosità farli arrivare magari alle serie ongoing che ci sono normalmente sul mercato, insomma. Adesso un'altra domanda che ti faccio, che è un po' forse scomoda, ma il mondo dei fumetti secondo te arriverà tutto digitale? Arriverà? Perché sono abbastanza preoccupato per il mio lavoro futuro, quindi è una domanda che faccio spesso anche ad altre persone che ci lavorano nel settore, perché obiettivamente a me leggere i fumetti in un display non mi dà la stessa sensazione di prendere in mano un fumetto di carta e sfogliarlo. Sono d'accordo con te, cioè sicuramente il fumetto, allora il fumetto secondo me non morirà mai, perché va al di là della lettura, cioè è anche un oggetto collezionabile. Io per dirti insisto nel comprare i film in DVD e in Blu-ray perché mi piace avere la copia fisica. Il fumetto ancora di più questa cosa qui. Poi per il futuro io credo che molte serie a rischio, magari di personaggi non proprio famosissimi o secondari rispetto ai classici Spider-Man, Daredevil, Avengers, eccetera, finiranno direttamente in digitale. Per dopo, secondo te, poi raccoglierli? Per poi raccoglierli magari in volume, se la serie dovesse poi rivelarsi un successo. No, perché sarebbe un peccato non vedere tante serie. Cioè, io ho il mio pallino su Moon Knight, io lo adoro e so che vende obiettivamente molto meno, specialmente in Italia, viene conosciuto solo dagli appassionati. Adesso spero magari con la serie TV che arrivi nuova linfa per questo personaggio, però mi dispiacerebbe non poterlo leggere, perché io sono proprio contro quella roba, dice piuttosto non leggo e aspetto, però mi trovo in difficoltà, perché in un mondo dove vogliono portare tutto al digitale, compreso le fiere, il contatto con l'artista, il contatto anche con il pubblico, secondo me diventa solo virtuale. E per quanto questo canale si chiama Mondo Virtuale, ragazzi, è anche bello vedersi dal vivo, se no potevamo fare una chiamata via Skype. Certo. Però, ragazzi, secondo me è anche giusto in generale avere qualcosa a toccare con mano, perché il fumetto, l'ha detto anche Stan Lee, i fumetti sono come le tette sono bellissime su schermo, ma averle tra le mani è tutta un'altra cosa, e penso che... E qui abbiamo toccato la porta. Esatto. Esatto. Quindi ragazzi, possiamo dire che i fumetti secondo me, anche buon Marco, non moriranno mai. Poi, una cosa che qua in Italia non c'è, da un lato per fortuna, da un lato per sfortuna, le variant. Sì. Una cosa che l'italiano normale appassionato di fumetti non può capire è il mondo delle variant. Oh, cavolo. È una roba difficilissima anche da spiegare, anche quando presentano la Panini, che presenta la roba nuova, ti vede, c'è questa variant e c'è la persona dice: ma perché dovrei comprare questa qua che ha la copertina diversa, che costa di più? Ed è un modo per collezionare, ragazzi. È tutto... Sì, è il mondo del collezionismo, che è un mondo, diciamo, parallelo a parte, ma molto florido comunque negli States. Beh sì, gli americani su quel lato lì fanno follia, che penso che si comprano anche 200 copie dello stesso volume, pur di averlo, quindi... Assolutamente. E un'altra cosa che mi piacerebbe parlare con te, hai disegnato tante volte personaggi comunque urbani, ma roba fuori, diciamo, dello urban, tipo cosmico, roba del genere, ti piace, le leggi, oppure è proprio una roba che dici, boh, meglio che non me la facciano fare? Beh, allora, ho fatto un sacco di anni su Star Wars. Sì, a parte Star Wars, perché quello lo sapevo. Quello vale tutto. Però parlo sempre dell'ambito Marvel. No, nell'ambito Marvel ho toccato appena la cosa, perché ho fatto quella miniserie su Gamora con Nicole Perlman, la sceneggiatrice dei film dei Guardiani della Galassia, e cioè mi sono anche divertito alla fine. Sicuramente non è un personaggio che amo, non è un personaggio con cui sono cresciuto, per cui non hai quel fuoco dentro che ti fa disegnare al top, no? Però sono riuscito a trovare dei punti e delle cose divertenti che comunque cerco di trovare in qualsiasi lavoro che mi capita fra le mani.
Ti dico, cioè, se dovessero propormi qualcosa, perché no? Mm-hmm. Cioè, non è un... Io amo tutti i personaggi della Marvel, per cui non... E qualcuno che magari non ti piacerebbe disegnare o comunque che trovi difficilissimo da disegnare? Allora, cioè... sì, allora, non amo, mi dispiace, particolarmente Deadpool. Mm-hmm. Non è un personaggio che incontra i miei gusti e poi non mi è piaciuto lavorare su Squadron Supreme perché non amo quei personaggi. Poi per il resto invece... Ma sì, ci sta alla fine. Sì, beh, ognuno ha i suoi preferiti, cosa vuole. Sarebbe meglio lavorare tutti su Spider-Man. Esatto, cioè, se tutti potessero scegliere saremmo tutti sugli stessi quattro personaggi. Sì, penso però... che siano ormai i personaggi più iconici. Sì. Che... E come invece il rapporto con gli altri disegnatori, sia italiani ma anche stranieri, anche con gli scrittori? Sì. Perché so, ogni tanto ci sono delle lotte interne fra disegnatore e scrittore che, sì, che non vanno d'accordo oppure non disegnano, sì, come l'autore si immagina. E ti è mai capitato oppure si sono andato via tranquillo? No, beh, allora capita che ci sono delle persone con cui lavori meglio ed altre peggio, hanno dei metodi di lavoro molto diversi di sceneggiatori, per cui ti può capitare quello che ti descrive la scena in modo molto dettagliato a quello invece che ti dice: guarda Marco, c'è una scena di lotta per 10 pagine e ci vediamo a pagina 11, capito? Per cui ti può capitare la qualunque, è chiaro che forse la via di mezzo è la migliore. In questo momento con Chip si va molto d'accordo e stiamo remando dalla stessa parte. E si vede comunque, sì, anche... Sì, si vede, poi lo vedi anche nei fumetti che fai. Quando il fumetto è bello, piace, è difficile che gli autori non vadano d'accordo. Mm-hmm. No, ma si nota secondo me, perché ci sono delle accoppiate anche secondo me storiche che quando lavorano insieme, sì, danno meglio. Cioè, invece se la cosa non funziona lo vedi, sì, dopo tre numeri, sì, esatto, cioè, c'è un divorzio, c'è un cambio, c'è un divorzio in casa. Ti faccio l'ultima domanda, dopo, sì, concludiamo, perché se no andiamo troppo per le lunghe. Ma l'ultima roba, per un ragazzo, sì, nuovo italiano che sta facendo il liceo artistico, mettiamo, okay, cosa può fare dopo per aumentare le sue possibilità di diventare un disegnatore? Perché ho sempre trovato delle persone che mi chiedevano questa cosa qua e mi dicevano: ma il mondo del fumetto è già saturo. Ok, allora bisogna dire questo: intanto non, anche a tutti quei ragazzi che non hanno fatto il liceo artistico, mm-hmm, io ho fatto lo scientifico, per cui abbiamo state tranquilli. No, il discorso è che non è vero che è saturo, perché è un lavoro che credo ancora oggi sia molto meritocratico, mm-hmm, soprattutto io parlo del mercato americano perché è quello che conosco. E se tu ti impegni, se tu dai il massimo, se lavori, se sei costante, se non buchi le scadenze, se sei una persona seria, ti premiano. Gli americani ti premiano, ti danno le sedi più importanti ed è tutto basato su questo. Mm-hmm. Per cui per un ragazzo giovane io devo dire ai giovani: leggete tantissimo, comprate tanti fumetti, leggetene tantissimi e esercitatevi tutti i giorni, che non vuol dire un'ora al giorno per 7 giorni, vuol dire per 7 ore per 7 giorni, cioè dovete disegnare veramente tanto. Sì, deve diventare proprio... un'ossessione, esatto, deve diventare un'ossessione. Se per voi questo lavoro diventerà un'ossessione, riuscirete sicuramente a sfondare, a fare quello che vi piace. Anche perché i tempi di consegna sono, come detto te, da rispettare, sì, assolutamente. Sì. E anche non è, penso, semplice disegnare tante volte lo stesso personaggio e con la stessa qualità. Sì, beh, allora, non siamo macchine, per cui a volte si sente sempre... il lettore che si lamenta: cavolo, non c'è il disegnatore che mi piace su questo numero, l'ha saltato. Cioè, siamo umani, per cui fino a un certo punto arriviamo, dopodiché ci vuole una pausa. Oppure c'è qualcosa nella vita che può capitare, siamo persone e non possiamo essere sempre su tutti i numeri a sfornare pagine su pagine ogni mese, per cui succede. Bene, ragazzi, ormai abbiamo concluso la nostra intervista, spero vi sia piaciuta.
Ovviamente se avete domande sotto fatele, magari gliele faremo, mi ha promesso che verrà in negozio quando ci sarà più il Covid, faremo una bella giornata. Volentieri, vengo sicuro. E ragazzi, voi iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel, sotto ci sono tutti i nostri link, metterò anche i link social del buon Marco. E il nostro hashtag è Io sono virtuale, leggete i fumetti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ciao! Ciao!